Sugli arresti di ieri, tra cui quello illustre di Franco Alfieri, sono tante le reazioni da parte della politica nel giorno dopo il terremoto che ha colpito la provincia. Il pensiero comune è quello che si confida nelle azioni della magistratura e che si attendono gli sviluppi processuali. Come mio costume non parlo di inchieste in corso. Posso tranquillamente affermare che non abbiamo rispetto del controllo di legalità da parte della magistratura, anzi lo richiediamo e ne siamo fermamente convinti per quanto riguarda l'utilità. A Franco Alfieri la mia solidarietà umana e la speranza che lui possa rapidamente dimostrare la sua estraneità ai fatti attribuiti. E queste sono le cose che purtroppo non dovrebbero mai accadere. Confidiamo nella capacità e nell'azione del Presidente Alfieri per poter dimostrare la sua estraneità ai fatti addebitati, e confidiamo nel fatto che questa vicenda possa chiudersi, diciamo, nel più breve tempo possibile, e che si possa continuare in serenità il lavoro istituzionale, ovviamente. Siamo fiduciosi e diciamo, rispettiamo nello stesso tempo il lavoro della magistratura. Ma aspettiamo e vediamo l'evoluzione dei fatti, e le procedure previste dal Partito Democratico scattano in automatico in queste situazioni, quindi non leggerei niente di particolarmente specifico, ma uno statuto proprio del partito, una modalità, un protocollo che scatta automaticamente in queste situazioni. Segretario, un terremoto giudiziario che scuote due enti, il comune di Capaccio e la provincia di Salerno. Il PD ha ritenuto opportuno, anche seguendo poi quelle che sono le linee nazionali, sospendere il presidente Franco Alfieri. No, non trattasi di opportunità. È il regolamento delle commissioni di garanzia che prevede appunto all'articolo 10 che in caso di misure cautelari che incidono quindi sulla libertà dell'amministratore, dell'iscritto, vada necessariamente sospeso cautelativamente. Quindi diciamo la stessa parola cautelativamente. Significa che in qualche modo viene addirittura fatta nell'interesse dell'iscritto, perché ovviamente anche l'appartenenza a dei gruppi politici potrebbe essere, diciamo così, addirittura un pregiudizio in questa fase in cui si stanno svolgendo delle indagini delicate su questioni delicate che riguardano, come diceva lei, due amministrazioni importanti, la provincia di Salerno e il comune di Capaccio, che è un comune, Capaccio Pessumo, che è un comune importante. Diciamo, sono delle questioni che si pongono ciclicamente e spesso queste questioni vengono anche risolte positivamente. Quindi, diciamo, proprio per formazione, io personalmente non mi preoccupano i giudizi, non leggo i dispacci di agenzie o i pezzi di ordinanze che qualcuno ha piacere di inoltrare e di inviare per fare un commento da bar. Mi limito solamente ovviamente a confidare nella giustizia perché...